Quella di oggi è stata una giornata speciale per l'aeroporto di Fano, che questa mattina ha ospitato 250 ragazzi delle scuole superiori e le massime autorità locali per il Media Day organizzato in occasione dei corsi di cultura aeronautica 2018, iniziati lo scorso 12 marzo e che termineranno con le premiazioni al Teatro della Fortuna il prossimo 22 marzo. All'appuntamento non hanno voluto mancare le massime cariche civili, militari e religiose della città. Dopo una settimana di teoria, oggi gli studenti hanno preso contatto con i velivoli, seguiti e portati in volo dai piloti del 60° stormo di Guidonia. Fano quest'anno è stata scelta grazie anche al nostro supporto, soprattutto vista insomma il periodo del centenario, ed è un bel modo insomma per aprire sempre di più e farci conoscere sempre di più dalla comunità da Fano e da tutte quante le opere sociali che questo sicuramente porta. A portare i saluti dello Stato Maggiore dell'Aeronautica il generale di squadra aerea Amedeo Magnani, che è anche istruttore presso la scuola di volo dell'Aeroclub di Fano. Io sono felicissimo di contribuire ai ragazzi qui appunto della zona di Fano, dintorni, a realizzare il loro sogno, e quindi sono felice e orgoglioso di, come pilota dell'Aeronautica Militare, di dare nel fine settimana il mio impegno, qualche ora del mio tempo per aiutare e insegnare questi ragazzi a volare, soprattutto nel pieno spirito della sicurezza del volo. Tra i relatori anche il giovane cadetto fanese Luca Battistoni, che sta completando il suo percorso presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e che ha coltivato proprio qui il suo sogno di diventare aviatore. Tornare qua chiaramente in queste vesti è un'esperienza che tocca, vedere qui i velivoli dell'Aeronautica Militare su cui per di più ho fatto la selezione al volo e aggiunge valore a questa giornata sicuramente. Intanto i 250 ragazzi familiarizzavano con i velivoli con cui solcheranno i cieli a partire dalla prossima settimana per completare il corso che premierà i migliori due con un premio speciale, 2 settimane ospiti del 60° stormo di Guidonia per volare, ma questa volta con gli alianti. Ancora una volta c'è una prima volta per Fano. Quando si dice spesso vuol dire che si stanno facendo tante belle nuove cose di spessore, ma soprattutto questa è un'occasione per i ragazzi. È un avviamento alla cultura del volo, è un'opportunità per scoprire un mondo nuovo e anche delle opportunità per il futuro. Tutti gli intervenuti poi sono stati ospiti dell'Aeronautica Militare per il volo su Fano a bordo dei 6 S-208 del 60° stormo, arrivati all'aeroporto della Città della Fortuna per l'occasione. Da Icaro in avanti, l'uomo ha sempre desiderato di volare, compresa anche la troupe di Fano TV.